Grazie mille. Mio nome è Richard Gage dell'AIA. Faccio l'architetto da 20 anni e sono membro dell'Associazione Americana Architetti. Ho cominciato a interessarmi dei crolli del World Trade Center dopo aver sentito le incredibili conclusioni del ricercatore controcorrente David Ray Griffin. Nel corso del programma Guns and Battle della radio di San Francisco con Bonnie Faulkner nel marzo del 2006, questo mi ha cambiato la vita completamente e mi ha lanciato nella mia personalissima caccia in cerca della verità sull'11 settembre, ispirandomi a fondare l'Associazione Architetti ed Ingegneri per la Verità sull'11 settembre. Siamo orgogliosi di far parte del Movimento Mondiale per la Ricerca della Verità, che cresce di milioni di persone di anno in anno. Abbiamo oggi centinaia di architetti ed ingegneri che esigono una indagine vera. Questo è il nostro sito. Potete trovare sul lato destro la lista delle informazioni che esamineremo ad una oggi. Si chiama ae911truth.org. Sul lato sinistro potete trovare il PowerPoint e scorrerlo alla velocità che preferite. Dal momento che potreste non avere il tempo di leggere tutto, potete anche guardarvi il DVD sulla sinistra. Naturalmente potete anche acquistare il DVD online. Potete firmare la petizione se vi avremo convinto. Il crescente numero di architetti e ingegneri coinvolti indica che non sono pazzi cospirazionisti. Siamo ingegneri edili e specialisti che cercano la prova da tribunale della distruzione di questi grattacieli. Cerchiamo prima la verità tecnica, poi, se necessario, emergeranno le inevitabili teorie cospirazioniste e le altre implicazioni. Stasera vi presenteremo la verità tecnica, le prove trovate in merito alla demolizione da esplosivi, delle cadute di tutti e tre gli edifici del World Trade Center, le torri gemelle diventate ormai un'icona e il Palazzo 7. Cominciamo con uno sguardo generale agli eventi di quella mattina che ci hanno portato tutti sulla stessa barca, guardando ai jet e all'impatto e come si è creato questo mito. L'11 settembre veniamo a sapere che quattro aerei passeggeri vengono dirottati. Entro un'ora due dei quattro aerei erano già finiti nelle enormi torri d'acciaio del World Trade Center, provocando degli incendi e alla fine facendoli crollare. Inebetiti dalle notizie, gli americani hanno pensato che il fuoco delle torri fosse stato così caldo da far cedere l'infrastruttura di acciaio. Un vero e proprio mito, alimentato dalle fonti ufficiali per una platea sconcertata. Elementi del mito: l'impatto degli aerei, litri e litri di carburante d'aeroplano, l'acciaio che si ammorbidisce, i palazzi che non tengono e improvvisamente implodono. In soli 10 secondi 110 piani puntano a terra riducendosi in polvere. Fin dall'inizio la storia ha cominciato a girare proprio dalla strada. Arriva dal nulla e immediatamente boom dentro il lato destro della torre, esplodendo fin dall'altro lato. E poi ho visto cadere entrambe le torri, prima una e poi l'altra, ma per lo più per un cedimento strutturale per l'alto calore del fuoco. Il mito passò subito al rapporto del FEMA e fu riportato dagli esperti. È stata la combinazione della portata dell'urto che ha creato un grosso danno al palazzo, seguita dal fuoco, a provocare la caduta. Ora diamo un'occhiata a questo. I palazzi possono essere distrutti da diverse forze, ciascuna delle quali ha le sue proprie e tipiche caratteristiche e conseguenze. Ad esempio, gli incendi hanno effetti completamente diversi dalle demolizioni controllate. Un incendio per sua natura avanza un po' alla volta, man mano che esaurisce il combustibile, dove trova nuove sorgenti di combustibile, lasciando l'aria bruciata a raffreddarsi. Per questo quando avvengono i crolli, e noterete fra l'altro che non sono mai successi in oltre un centinaio di incendi ad altissima temperatura, molto estesi e di lunga durata in edifici con infrastrutture in acciaio, allora i palazzi tendono a cadere, ma in maniera asimmetrica, si consumano per così dire in modo organico, è una cosa naturale.
non cadono giù dritti lungo il percorso di maggior resistenza. Questi sono palazzi crollati. Hanno seguito la traiettoria di minor resistenza. Sono caduti al di fuori della base. Potete vedere che la struttura del palazzo lo tiene insieme in maniera evidente. Gli elementi strutturali non si sono disgregati fra di loro e il cemento non è ridotto in polvere. Seguono la linea di minor resistenza, che è generalmente fuori dalla base. Questi palazzi, invece, sono stati fatti esplodere. Testimoni hanno sentito le esplosioni, hanno visto lampi di luce. Ci sono enormi nuvole di fumo e cemento polverizzato. L'espansione dei gas produce istantaneamente la formazione a forma di cavolfiore che vediamo. Questa è una demolizione controllata. Focalizziamoci prima su questo crollo. Abbiamo centinaia di esempi da ogni parte del paese da cui facciamo i nostri confronti, perché è il metodo di demolizione più usato per costruzioni alte. Questo è quello che deriva dalla demolizione di un grattacielo demolito da esplosivi. Diamo un'occhiata alle principali caratteristiche di una demolizione controllata. All'inizio abbiamo una serie di subitanee esplosioni alla base della struttura. Abbiamo una caduta simmetrica sulla propria base, perché l'onda d'urto elimina il sostegno dei pilastri, provocando una caduta con accelerazione da caduta libera attraverso una traiettoria che sarebbe quella di massima resistenza. Migliaia di tonnellate di infrastruttura d'acciaio, un totale smembramento dell'infrastruttura d'acciaio pronta per il trasporto e danno minimo alle costruzioni vicine, rumori e lampi di esplosione sentiti e visti da testimoni, nuvole enormi di cemento polverizzato e getti di polvere isolati ad alta velocità e prove chimiche di cariche da taglio. Sono tutte abbastanza tipiche e costituiscono prova diretta o indiretta di demolizione di esplosivi, ma la cosa interessante è che nessuna delle caratteristiche tipiche delle demolizioni controllate può essere spiegata o attribuita dal fuoco. Figuriamoci tutte e 10 insieme. Mostreremo inoltre documentazione ufficiale del governo, commenti di esperti, conoscenze avanzate e documentazione video, tutte a sostegno dell'ipotesi di demolizione controllata, a sostegno di una prova oltre ogni ragionevole dubbio. Diamo un'occhiata al Palazzo 7 adesso. Era di 47 piani, sarebbe stato il palazzo più alto in 33 dei nostri stati, alto la metà delle Torri Gemelle. Sembra più basso solo per la vicinanza con quelli che fino a un paio di anni fa erano i palazzi più alti del mondo. Non è stato colpito da un aereo. È stato il terzo grattacielo a crollare l'11 settembre, circa alle 5:20. Il World Trade Center 7 era stato colpito da detriti della Torre Nord, lo vedete colpito qui, e aveva circa 8 incendi, secondo il NIST, a diversi piani. Ecco il World Trade Center, 47 piani. Non confondete le ombre da questo palazzo. Qui vediamo il fuoco al 12° e al 13° piano e al 7° sul lato nord, il lato opposto a quello che fu colpito dai detriti della Torre Nord. Ora diamo un'occhiata a quanto è evidente nel World Trade Center 7 e vediamo come si rapporta alle caratteristiche tipiche di una demolizione controllata. C'è un inizio immediato di distruzione? Sentiamo i soccorritori. Stavamo osservando il palazzo, in realtà, perché c'era del fuoco. I piani inferiori erano in fiamme ed ecco, sentiamo questo suono come un tuono. Ci siamo girati e siamo rimasti di sasso a vedere che, beh, sembrava come se un'onda d'urto attraversasse il palazzo portandosi via tutte le finestre. Orribile. A quel punto, sai, circa un secondo dopo il piano terra è crollato e subito dopo il palazzo a seguire. E abbiamo visto il palazzo crollare dritto dritto verso terra. Un tuono? Un'onda d'urto attraverso il palazzo? Finestre rotte? E poi il palazzo che casca giù? C'è una caduta simmetrica dritta sulla propria pianta? Ascoltiamo Dan Rather, che ci narra questo crollo la prima volta che vediamo il Palazzo 7 cadere. E quello che vedete sono colpi forti. Ora vi mostriamo una cassetta del crollo.
Ora vediamo la moviola al crollo del palazzo. Incredibile. Stupefacente. Incredibile. Scegliete voi il termine che preferite. La terza volta oggi. Ci ricorda le immagini che abbiamo già visto fin troppe volte oggi, quando un palazzo viene deliberatamente distrutto da carichi di dinamite opportunamente piazzate. Cosa, Dan? Distrutto deliberatamente con cariche ben piazzate per farlo cadere. Dan non ha più ripetuto questi termini dopo l'11 settembre. Di fatto, non abbiamo più visto questo edificio venire giù dopo l'11 settembre. Facciamo un confronto con una demolizione controllata, sulla destra. Il palazzo è crollato sulla propria pianta? Sembra proprio di sì. Ci sono onde di demolizione? E come fanno a rimuovere i pilastri portanti? Beh, ecco qui la pianta del piano terra del Building 7. Ora, per far sì che un palazzo caschi simmetricamente, esattamente sulla propria pianta, senza cadere di lato, quello che serve è rimuovere i pilastri portanti. Perché lo scopo che si cerca di ottenere è che l'esterno della costruzione caschi su se stessa. Questo richiede un alto grado di precisione che il fuoco non possiede. C'è un'accelerazione vicina a quella di caduta libera lungo quella che era la traiettoria di massima resistenza? Potete osservare che, come di secondo in secondo, il palazzo aumenta velocità verso il basso. Si può tracciare lo spazio percorso in un grafico sul tempo. E si vede che è esattamente un moto in caduta libera. Che significa questo? Che i pilastri dovevano essere eliminati e nello stesso momento, su ogni piano, in modo sincronizzato, in modo da non offrire alcuna resistenza nella caduta. Abbiamo una scomposizione completa del telaio di acciaio? Abbiamo un grattacielo di 47 piani ridotto a 4. Come succede questo? Abbiamo anche i rumori delle esplosioni? E cosa mi dite di Kevin McBadden? È tornato con la mano sulla radio e quello che sembrava un conto alla rovescia. Come ha tolto la sua mano, ha sentito 3, 2, 1. Stava dicendo, corri, corri se vuoi salvarti. E poi dopo 2 o 3 secondi hai sentito quelle esplosioni come un ba-boom. Era un suono ben distinto, non soffocato come boom, 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 quando i piani cedono e cadono uno sopra l'altro. Questo era proprio ba-boom e si è sentito il terreno tremare. Ti veniva da aggrapparti a qualcosa. Per me era un'esplosione, non c'è alcun dubbio a riguardo. Abbiamo enormi nuvole di fumo piroclastico di cemento polverizzato? Osservate il cemento nell'aria che invade tutte le strade in ogni direzione alla velocità di 55 km all'ora. Era una nuvola piroclastica di dimensioni incredibili che si stava aprendo. Ci vuole una quantità incredibile di calore per creare questo tipo di reazione. Molto più che 8 incendi in diversi piani. Abbiamo pozze di metallo fuso? Partiamo dalla torre sud adesso. Questa parte riguarda sia le torri gemelle che il palazzo 7. Ci è stato detto dal NIST che questa sostanza deve essere l'alluminio fuso degli aerei. Ma di solito l'alluminio fuso si presenta come alluminio fuso. È argenteo. Non arde alla luce del giorno. Perfino 21 giorni dopo l'attacco c'era ancora fuoco che bruciava e l'acciaio fuso era ancora in circolazione. Dice l'ingegnere civile Leslie Robertson, in una conferenza per ingegneri il 5 ottobre 2001, un mese dopo l'11 settembre 2001. C'erano ancora fuochi accesi e metallo liquefatto sotto le rovine, proprio sotto ai suoi piedi. Cosa dicono i primi soccorritori e gli esperti di demolizioni sul metallo fuso? Videro vasche di acciaio fuso, metallo fuso, travi che erano completamente fuse. Stava gocciolando dall'acciaio fuso. L'acciaio fluiva in flussi fusi. Stanno trovando acciaio fuso. E questo ingegnere civile, Albolhassan Astaneasi di Berkeley,
ha visto e riferisce: ho visto le travi fuse al World Trade Center. Uno dei più strani manufatti che emergono dalle macerie è questo oggetto simile a roccia, che è diventato noto come il meteorite. Questo è acciaio fuso e cemento e robe di questo genere, tutto fuso insieme dal calore. Architetti, ingegneri, gente che ha a che fare con l'acciaio non lo ha mai visto ridotto così distrutto e così deformato in tutta la loro vita. Ecco il palazzo 7, in A e B. E qui ecco la torre nord e la torre sud. Questi punti sono fra i 720 e i 740 gradi centigradi. Sono le temperature di massimo calore per fuochi di uffici. Non c'era fuoco a Ground Zero dopo il crollo. Cosa stiamo misurando qui? Stiamo misurando il metallo fuso visto da questi primi soccorritori. Pensate che 4, 5 o 6 piani al di sotto del piano terra c'erano almeno 2 o 3 volte queste temperature. Qual è il problema? Fuoco negli uffici, dice Eager, a 650 gradi centigradi. Il NIST asserisce che ce ne fossero 980, ma di questo non c'è prova. Di fuochi da ufficio a quella temperatura nelle torri gemelle del World Trade Center. L'infrastruttura di acciaio non comincia neanche a indebolirsi prima dei 1480 gradi centigradi. Ci mancano dai 530 ai 1090 gradi almeno. Un'energia tale da sprigionare quel calore. Ma da dove viene? Proviamo a cercare un possibile indiziato, la termite, che raggiunge temperature di 2480 gradi centigradi. Sentite John Gross, capo degli ingegneri del NIST, che ci dice la sua idea sul metallo fuso. Innanzitutto, torniamo alla premessa basilare che ci fossero delle pozze di metallo fuso. So per certo che nessun testimone che lo ha riportato. Dovresti andare giù e vedresti acciaio fuso che scorre sotto nei canali. È come essere in una fonderia, come la lava in un vulcano. Nessuno che lo ha riportato. Hanno confuso lampi e riflessi con acciaio fuso mentre lo tiravano fuori. Sottoterra era ancora così bollente che il metallo fuso usciva dai lati del muro. Quel metallo che usciva era metallo fuso. Nessuno che lo ha riportato. Vasche di acciaio fuso. Nessuno che lo ha riportato. Questi sono prodotti della fusione dell'acciaio, acciaio fuso. So per certo che nessun testimone che lo ha riportato. Nessuno che lo ha riportato. Le foto della NASA, le immagini termiche, mostrano questo livello di temperatura alle base. Qual è il problema qui? Qualcuno sta mentendo. Lascia a voi il giudizio. Traete nelle vostre conclusioni. E che dire delle prove chimiche? Cosa ha prodotto tutto questo metallo fuso? E poi cos'è la termite? La termite è un elemento incendiario usato dai militari. È un composto di ossido di ferro e alluminio che, una volta innescato, produce una reazione ad altissima temperatura creando metallo fuso. In solo 2 secondi la termite può raggiungere oltre i 2480 gradi centigradi, temperatura sufficiente per liquefare l'acciaio. Sappiamo bene che il fuoco all'aria aperta non può raggiungere temperature così alte da ammorbidire l'acciaio, ma questo acciaio si è ammorbito fin dalla base delle torri. Nell'appendice C del rapporto del FEMA viene riportato di residui di zolfo sull'acciaio delle torri gemelle. Secondo il New York Times questo è il più grande mistero. Lo zolfo leggermente abbassa il punto di fusione del ferro e l'ossido di ferro e la solfite si erano formate sulla superficie della struttura d'acciaio. Lo zolfo combinato con la termite si chiama termatite, il che dà risultati ancora migliori. Il dottor Stephen Jones ha effettuato analisi chimiche sul metallo fuso. Gli era stato fornito un campione di metallo precedentemente fuso da 18 kg da uno di questi meteoriti. Ha scoperto che è per la maggior parte ferro, così può escludere che sia alluminio degli aerei. Si trovano minime quantità di alluminio, zolfo e potassio e manganese e fluoro in abbondanza. Il manganese viene dal potassio permanganato, comunemente usato come ossidante nella termite. Anche il fluoro è usato nelle cariche di termite a base di gel.
per cui questa sembra essere l'impronta digitale della termite. I materiali super termitici sono gel esplosivi. Minuscole particelle di alluminio e ossido di ferro in un sol gel possono essere messe insieme, sono come un'argilla. Il laboratorio Lawrence Livermore ha fatto delle ricerche su questo e questa invenzione serve per un composto a base di termite che serve a tagliare specifici materiali. Sistemi la termite qui e la inneschi e viene fuori con violenza rammollendo la struttura di acciaio in poche frazioni di secondo, quasi con la stessa forza di esplosivi ad alta carica come l'RDX e il C4, che sono molto comuni nelle classiche demolizioni controllate. Quando vengono utilizzati, i sol gel lasciano una traccia riconoscibile di fenilpropano 1,3. E di fatto, l'ente per la protezione ambientale ha trovato nei suoi studi tossicologici, che hanno surclassato tutti gli altri, di fenilpropano 1,3. Eric Schwartz dice: non l'abbiamo mai trovato da nessun'altra parte. Ma ci sono prove di termite nella polvere del World Trade Center? Il dottor Jones ha esaminato almeno 4 campioni di polvere del World Trade Center, alcuni dell'appartamento di Jeanette McKinley, dall'altra parte della strada, dove le finestre erano esplose riempiendo l'appartamento di polvere. Un altro campione prelevato 10 minuti dopo sul ponte di Brooklyn. Beh, avvicinandoci a una calamita si vede che ci sono delle particelle che vengono attratte. Alcune sono a punta, altre arrotondate, assomigliano a queste. Di fatto, calcolando il peso delle sfere trovate nella polvere, si calcola che ce ne devono essere state circa 10 tonnellate. Misurano circa 1,5 mm in diametro, le più grandi, ma la maggior parte sono più piccole di un capello. Cosa può aver prodotto questa quantità incredibile di microsfere? Beh, avendo migliaia di cariche da taglio che esplodono nelle colonne e nelle travi per tutto l'edificio, sottoposte a una pressione incredibile, succederebbe qualcosa del genere. Decine di migliaia di minuscole goccioline. Qual è la forma di queste goccioline? Quando un liquido viene disperso in questo modo, la sua tensione superficiale gli fa assumere una forma sferica. Nel caso del metallo fuso, queste goccioline si raffreddano e cadono insieme alla polvere dappertutto. Abbiamo ferro, manganese. E nel caso di questa firma della termite, fondamentalmente coincide. In altre parole, abbiamo una sperimentazione riproducibile con la quale confrontare i risultati. Il dottor Jones non è l'unico che ha trovato queste microsfere ricche di ferro. L'USGS le ritrova in ogni polvere in tutti gli studi tossicologici che sta conducendo. Non hanno idea della loro provenienza, semplicemente nascondono la polvere sotto il tappeto. Questo ferro ha una sola spiegazione. Può provenire da ferro liquefatto ad altissima pressione. R.J. Lee ha trovato le microsfere ricche di ferro sul tetto della Deutsche Bank nel corso dei suoi studi tossicologici. Il dottor Jones conclude che, data la presenza di metalli a così alte concentrazioni nella polvere, come lo zinco, il rame, il manganese, e la formazione di sfere ricche di ferro, è evidente che è avvenuta una significativa reazione alluminotermica. E ricostruendo a ritroso si può evincere che ci deve essere stato nella termite un misto di polvere di alluminio, ossido di ferro, ossido di rame e nitrato di zinco e potassio per manganato. E sia possibile trovare termite non ancora innescata nella polvere del World Trade Center? In effetti, è stata trovata. Viene attirata da una calamita messa vicino alla polvere, molte schegge. Questa è una inferiore al 1,5 mm, rossa su un lato, grigia sull'altro. Il lato rosso è composto di piccole particelle di ossido di ferro, alluminio e materiale organico. Di fatto, fa un'analisi anche su questa roba e trova principalmente alluminio, ferro, ossigeno e carbonio. Fate il confronto con la termite tradizionale, tutto torna. Questa roba non viene prodotta in una grotta in Afghanistan. Il laboratorio Lawrence Livermore produce questa roba circa dal 2000.
Essendo così piccole, le particelle consentono un innesco quasi immediato fra le due componenti chimiche, l'alluminio e l'ossido di ferro, dando luogo a esplosione. I laboratori di Los Alamos e Lawrence Livermore hanno compiuto delle ricerche sui materiali nanotermitici compositi. Poi continua i suoi studi e trova ulteriori schegge, parzialmente innescate, che contengono delle sfere. Chiaro lo scopo di queste sfere. Con il dottor Jones e il suo piccolo gruppo di scienziati, tramite la spettroscopia X, vengono identificati i componenti di queste sfere e schegge, come principalmente ferro, alluminio, ossigeno e silicio. È stato osservato del difenipropano 1,3. Lui afferma che i risultati, insieme a quanto osservato come lo scorrere del metallo fuso, è la prova certa che la termite fu deliberatamente posizionata nelle Torri Gemelle e nel Palazzo 7. Questi risultati sono stati pubblicati da riviste specializzate. Ora, tutto questo è una prova diretta di distruzione per esplosivi della Torre 7. Vediamo solo il Palazzo 7 adesso. Nessuna di queste caratteristiche può essere spiegata dal fuoco. Figuriamoci un po' tutte quante insieme. Sentite cosa ha concluso la FEMA, veramente interessante, la prova di un attacco all'acciaio dovuto all'alta temperatura, incluso una ossidazione rapida, una rapida ricopertura di zolfo e una fusione intergranulare. Molto interessante. Ricordate però, gli incendi normali non fondono l'acciaio. Allora cos'è che ha fuso l'acciaio? Zolfo formatosi durante questa corrosione bollente sull'acciaio. Ecco la fusione intergranulare documentata per noi. Grazie. Capace di trasformare una solida trave d'acciaio in formaggio svizzero, come questa ex base di colonna dell'infrastruttura di acciaio del Palazzo 7. Ora, questo è documentato in maniera particolareggiata nell'allegato C. I dettagli del fuoco nel World Trade Center 7 e come questo abbia potuto causarne la caduta rimane un mistero. Come? Un mistero? Al massimo l'ipotesi ufficiale, fuoco più struttura danneggiata e poi crollo, ha una minima possibilità di essere vera. Sono richieste ricerche ulteriori, investigazioni e analisi per venirne a capo. Ma sfortunatamente, per quelli che speravano di risolvere questo dilemma, la maggior parte delle prove erano già state distrutte. Di fatto, circa il 99% proprio dalla FEMA. Di fatto, 800 camion al giorno, certamente i tre peggiori crolli di palazzi della storia moderna. Solo 250 pezzi ne sono rimasti. Le prove cruciali che potrebbero rispondere alla domanda sono su lente chiatte dirette in Cina, esclama Bill Manning, editore capo della rivista Fire Engineering, che vanta 125 anni di storia, che mette in comunicazione ingegneri esperti nella protezione da incendi, dimostrando una incredibile ignoranza degli uffici governativi nel condurre una seria ed accurata investigazione. La distruzione e rimozione delle prove deve cessare immediatamente e il governo dovrebbe convocare un team dotato di pieni poteri per condurre una investigazione seria ed approfondita. Quale avallo degli esperti? Cosa dice Danny Joenko, esperto di demolizioni controllate da 27 anni? Comincia dal basso. Semplicemente hanno fatto esplodere i pilastri portanti. È una demolizione controllata, peraltro fatta da esperti. È un lavoro molto professionale, senza alcun dubbio. Palazzo 7. Esiste qualche conoscenza anticipata della sua distruzione? Sentiamo questi muratori che se ne vengono via dal Palazzo 7. Questo poliziotto ripreso dalla CNN. Avete sentito? Inquadrate quel palazzo, sta per venire giù. Il palazzo sta per esplodere, sta indietro. Stiamo arretrando, il palazzo sta per esplodere. Fiamme, detriti che cadono. E Kevin McPadden cosa ha detto? Negli ultimi secondi ha tolto la mano e ha sentito 3, 2, 1. Conto alla rovescia? Significa che lo si sapeva prima? Il fuoco fa cadere i palazzi con un conto alla rovescia? Mica tanto. Di fatto la BBC annuncia la caduta del palazzo 20 minuti prima che sia effettivamente caduto. È vero. Ecco Jane Stanley che lo annuncia. Dice, anche il Salomon Brothers Building di 40 piani vicino al World Trade Center è crollato. Mentre lo vediamo in piedi dietro di lei.
La BBC si scusa per questo spiacevole errore, attribuendone la causa alla confusione di quel giorno. Ma li rende preveggenti? Difficile. C'è qualche forma di dettato, una velina come per il tizio in strada che aveva già tutte le risposte? Mi sembra dimostrato che la caduta del Building 7 abbia tutte le caratteristiche di una demolizione controllata. È possibile che Al-Qaeda avesse accesso a quel palazzo? Che avrebbe dovuto essere uno dei più sicuri al di fuori del Pentagono. E se non sono stati loro, chi può essere stato? Risulta ancora più chiaro per le Torri Gemelle. Generalmente è più difficile per la gente capire che si trattò di una demolizione controllata perché è fuori dal nostro schema mentale. Non avevamo mai visto nulla di simile. Per questo, oltre allo shock, non riusciamo a essere obiettivi. Ma se voi doveste programmare un crollo scatenato dal fuoco di un aereo, comincereste le esplosioni al punto di impatto dell'aereo. Così, negli edifici 1 e 2 del World Trade Center abbiamo tutte le caratteristiche di una demolizione controllata, ma con alcune differenze chiave. Abbiamo l'inizio delle detonazioni al punto dell'impatto dell'aereo, non alla base del palazzo. Oltre a ciò, non abbiamo una implosione, ma tutto che esplode al di fuori della pianta dell'edificio. Abbiamo getti ad alta velocità di polvere, ovviamente causati dalle esplosioni. E come abbiamo già affrontato, la prova dell'utilizzo della termite nel metallo fuso e nella polvere, le microsfere ricche di ferro. Diamo uno sguardo dall'inizio. Quali sono le prove di questo e come sono state prodotte? Prodotte da questi suoni e lampi delle esplosioni. 118 pompieri sono testimoni di lampi e esplosioni. Abbiamo sentito il terreno muoversi, potevi vedere le torri oscillare e poi sono venute giù. Tutto all'improvviso il terreno ha cominciato a muoversi. Mi ha scosso fin nelle ossa. Poco prima che la torre venisse giù, mi ricordo che ho sentito la terra tremare. Circa a metà del World Trade Center c'era questo lampo arancione e rosso che veniva fuori. All'inizio solo un flash, poi ha cominciato a saltare fuori da tutte le parti e il palazzo ha cominciato a esplodere. Come quando in TV vedi far crollare i palazzi. Sembrava come se ci fosse una cintura tutto intorno, con tutte quelle esplosioni. Boom, boom, boom. Quando ho sentito venire giù il palazzo. Ho visto dei piccoli flash. Abbiamo sentito dei veri scoppi, sai, scoppi del palazzo. È esploso verso l'esterno, da tutti e quattro i lati. Cosa hanno rilevato questi ragazzi? Piano dopo piano ha cominciato a saltare verso l'esterno. È stata come una detonazione pianificata per tirare giù il palazzo, boom boom boom, dritto verso il basso. E i giornalisti? Cosa hanno riportato? Di solito dicono la verità il primo giorno, poi non sentiamo più la verità. Che succede alla verità? Chiunque sa come si faccia a far crollare un palazzo, sa che per farlo devi raggiungere la sua infrastruttura interna per farlo crollare. L'intero palazzo è appena crollato, come in un caso di demolizione di un vecchio edificio. Si ripiega su se stesso e adesso non c'è più. Ho sentito una seconda esplosione e poi un altro boato. Un'enorme esplosione che ci scarica addosso detriti. Meglio filarsela! E per tutto questo tempo c'è stata questa grossa esplosione. Ce n'era un'altra grossa. Un'ora dopo quella ce n'è stata un'altra molto inferiore. Hai capito se era un'esplosione o il crollo di un edificio? Mi è sembrata un'esplosione. Ma un'esplosione enorme. Il capo Albert Turi disse che ci fu un'altra esplosione e un'altra un'ora dopo in una delle torri. Perciò, secondo questa teoria, lui pensa che ci fossero cariche piazzate e controllate nell'edificio. È stato proprio un ba-boom, come quando una bomba esplode e poi un'altra esplosione, tutti stavano volando. Sembravano come spari, bang, 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 e all'improvviso tre grandi esplosioni. Ero circa tre isolati lontano quando ho sentito le esplosioni, tre tonfi, un'enorme esplosione. Ancora una volta, nessuna di queste esplosioni fa parte della versione ufficiale. Adesso, confrontate queste esplosioni con una nota sulla sinistra.
Stelle filanti verso l'alto e verso l'esterno, volumi spettacolari di polvere simmetriche come un fungo. Vi sembra una caduta dovuta alla forza di gravità? Osserviamo la Torre Nord adesso. Vi voglio far osservare alcune esplosioni, abbastanza curiose, in cima al palazzo. E quello che sta per succedere è che questa intera parte si accartoccia in modo tale che la sua metà superiore si distrugge ancora prima che ci sia un effetto dell'impatto dell'aereo sotto. Guardiamo meglio. Ecco qui la prima prova di esplosione. E poi anche qui. E il crollo. Di certo le nuvole violente vengono fuori prima dello scoppio. Diamo un'occhiata da vicino. Osserviamo meglio. Nuova sorgente di carburante che potrebbe essere quello dei jet, non ancora bruciato, rivitalizzato dall'ossigeno. Vediamo ancora un po' più da vicino. Ecco. Alcune nuvole che si formano qui. Aspetta, ci si aspetterebbe il crollo proprio qui. Il danno al palazzo è asimmetrico, giusto? L'aereo è entrato da un lato e ciò nonostante, questo crollo completamente simmetrico. E avanti. Ecco un'altra volta. Cinture, come hanno detto i pompieri, tutto intorno al palazzo. L'antenna cade per prima. Cade prima di qualunque altra cosa, il che indica che il danno ai pilastri è avvenuto per primo. Ora guardate lo stesso palazzo visto dal basso. Notare la violenza sotto la nuvola a forma di fungo. Ci si aspetterebbe che il crollo partisse dal basso, ma giù in basso, come vedrete in questa seconda scena, quantità incredibili di getti di detriti provocate dalle esplosioni che saltano fuori. E per la terza volta vorrei richiamare la vostra attenzione a questa serie di esplosioni in rapida successione, giù lungo il lato destro e l'angolo del palazzo. Circa 40 piani sotto il crollo del palazzo. Dopo un po' l'evidenza comincia a far male, vero? Esiste una caduta diretta verso il basso, simmetrica e fuori dalla pianta del palazzo? La FEMA ci dice che il palazzo era largo 63 metri. E vedete in questo documento che abbiamo un campo di detriti largo 360 metri, a distanza uguale, in ogni direzione da ciascuna torre. Impatto asimmetrico, distribuzione simmetrica tutto intorno al sito. Abbiamo getti isolati ad alta velocità di polvere, forse causati dalle esplosioni? Qualcuno immagina che queste siano esplosioni perfettamente sincronizzate. In tutti i video dei crolli si possono evidenziare scoppi da 20 a 30 piani sotto il fronte d'onda del crollo. Qui. Qui. Here. Here. We. Here. We. And here. Okay. Ora, il NIST ci dice che sono sbuffi di aria causati dalla pressione del palazzo che crolla come in un pistone. Deve pure uscire da qualche parte, giusto? Bene, prima di tutto non sono sbuffi di aria, sono sbuffi di materiale polverizzato e avvengono a una velocità che varia da 175 a 220 km all'ora. Queste velocità si spiegano solo con esplosivi, 20, 40, perfino 60 piani sotto. Come si può spiegare questo con l'effetto pistone? E di fatto c'erano queste emissioni concentrate che avvengono a metà via fra gli angoli del palazzo. Anche direi che questo era lo spazio di Open Office lungo circa 18 metri, qua sopra il paranco dell'ascensore. Il pistone sta per spingere l'aria in questa stanza
dovrebbe riempire in modo più o meno uniforme con la pressione prima che ogni finestra si rompa, no? E poi potrebbe romperne molte, ma non queste emissioni accurate, focalizzate, precise geometricamente. Abbiamo un'accelerazione vicina a quella di caduta libera lungo quella che era la traiettoria di maggior resistenza? La legge di Galileo sulla caduta dei corpi ci dice in quanto tempo un oggetto percorre un percorso di caduta libera. La distanza va moltiplicata per 16,08 e per i secondi al quadrato. La torre sud era alta 414 metri, quindi 99,2 secondi per la caduta libera. Le torri gemelle sono venute giù con un'accelerazione di caduta libera circa uguale a 2/3. Cosa stiamo cercando di dire? Spieghiamolo con un esempio. Abbiamo un palazzo di 15 piani tenuto sopra 95 piani di nulla fuorché di aria. Nessuna resistenza, solo quella dell'aria. A fianco un altro palazzo di 15 piani con sotto 95 piani effettivi di palazzo, diciamo con un'infrastruttura di 80.000 tonnellate di acciaio. Ora lasciamo cadere entrambi nello stesso momento. Ho giusto con me un palazzo di 95 piani oggi? Verifichiamo la teoria del NIST. Ecco qua due palazzi da 15 piani e abbiamo un'infrastruttura di 80.000 tonnellate di acciaio. Proviamo, va bene? Li mettiamo entrambi qui. Diamo anche un po' di spinta, eh? 3, 2, 1. Oh mio Dio! Quello con solo l'aria a fare resistenza è caduto prima. Praticamente in caduta libera. Non ci vuole molto a capirlo, no? E lì cosa è successo? Il palazzo sopra ha incontrato resistenza. Per dare l'energia per la deformazione della struttura, ha subito dei rallentamenti. Dov'è il palazzo di 15 piani che trascinava giù l'intero edificio con l'accelerazione pari a circa 2/3 quella di caduta libera? Nei primi 2 secondi si vede come abbia ridotto la sua massa a metà. Scoppiato. Non poteva essere utilizzato per accelerare la caduta verso il basso del resto dell'edificio. Nei 2 secondi successivi, dopo 4 in tutto, si è distrutto. Non c'è niente che schiaccia l'edificio. Si sta sfracellando a circa 2/3 l'accelerazione di caduta libera e sta smembrando l'infrastruttura di cemento. Di fatto, il fronte d'onda di queste nuvole di polvere a forma di fungo sono carichi di colonne perimetrali, particelle di alluminio e altri materiali ferrosi. Guardiamo la torre sud, come si è sfaldata. Guardate cosa è successo lì. La torre sud è alla vostra sinistra. È stata colpita più in basso dall'aereo. E come potete vedere, la sua distruzione rapida comincia lì e comincia a farla pendere a sinistra e scompare nella nuvola. Noi ci aspetteremo di vedere questo palazzo già inclinato di 22 gradi. Sta continuando il suo movimento angolare fuori asse rispetto alla parte sotto. Ma come fa a rimettersi in asse a circa 2/3 dell'accelerazione da caduta libera se sta già uscendo dalla sua pianta? Non lo si vede neanche a fine corsa schiacciato sul suolo, è completamente disintegrato. Però vediamolo dal basso. Abbiamo un danno asimmetrico. Però c'è questa distruzione simmetrica al di sotto della nuvola. Tutto intorno al palazzo, come hanno riferito i pompieri, anche se questa massa dall'alto sta cadendo sopra. A circa l'accelerazione di caduta libera, non ha senso per me. L'infrastruttura di acciaio era completamente disintegrata. Non ci sono grossi pezzi di edificio, solo alcuni cocci della struttura perimetrale. Vi sembra una caduta dovuta alla forza di gravità? Abbiamo qui delle espulsioni laterali di acciaio dell'infrastruttura? Ora diamo un'occhiata alla caduta delle torri gemelle.
Vediamo esplosioni piuttosto che implosioni. Una cosa nuova nella storia delle demolizioni. Un rombo sequenziale che diventa un boato man mano che i detriti sono lanciati fuori. Il danno non è contenuto. Le finestre dei palazzi vicini esplodono. Ma che tipo di energia può aver provocato questo? Potrebbe il fuoco scagliare il metallo e il cemento per aria? Qui un pezzo di acciaio è stato lanciato a 120 metri e si è incuneato a fondo nel palazzo 3, a Vesey Street. Un fotografo della FEMA, che ha scattato alcune foto Ground Zero, si domandava perché così tanti pezzi di acciaio si vedessero nei palazzi accanto. Perché i pezzi delle Terre Gemelle avevano colpito i palazzi al di là della strada? Di fatto, pezzi più pesanti dell'infrastruttura sono stati lanciati più lontano di pezzi più leggeri, ma partiti dai piani superiori, contrariamente alla logica. Come avrebbe dovuto normalmente essere, essendo più in alto? Avrebbero dovuto andare più lontano, giusto? No, queste unità esterne sono cadute su Winter Gardens a 180 metri. E i piani? Quelli che si sarebbero schiacciati uno sull'altro con effetto pancake? Dov'è qui l'effetto pancake? Cerchiamolo questo pancake giù in fondo. C'è una lobby di 7 piani. Ci sono circa 2 o 3 piani di roba qui. Guardiamo qui. Ma quello che vorremmo trovare sono 110 piani con questo tipo di metallo sommersi da 12 cm di cemento, di dimensioni di mezzo ettaro, ciascuno di loro insomma 50 ettari. Quanti piani troviamo alla fine? Non 50, non 10. Neanche uno. Non si trova neanche una pila di metallo o di cemento lì alla fine, a malapena qualche microscopico pezzettino di cemento. Cosa ne è stato dell'infrastruttura di metallo? Cosa ne è stato del cemento? Le cosiddette pancake che avvengono durante i cosiddetti crolli a frittella. Enormi nubi di polvere piroclastica di cemento polverizzato? Bene, ma dove è finito tutto quel cemento? E vedete che non c'è cemento, ce n'è molto poco. Si vede solo alluminio e acciaio. Cos'è successo al cemento? Il cemento si è polverizzato, ero lì martedì, ed era come essere su un pianeta alieno. Tutta la parte bassa di Manhattan, non solo qui, da fiume a fiume, era tutta piena di polvere, almeno 5-6 cm. Il cemento si è come polverizzato. E i pompieri? C'erano 2 palazzi di 110 piani di uffici. Non vedi né una scrivania, non trovi una sedia, non un telefono, un computer. Il pezzo più grosso di telefono che ho trovato era circa la metà di una tastiera grande così. Il palazzo è crollato in polvere. E tutta questa polvere si è sparsa per tutto il New Jersey, oltre il fiume pesante, rigonfiante in nuvola, lasciando un tappeto da 0,1 mm a 25 centesimi di millimetro di spessore, polverizzata in particelle da 100 micron a 0,25 mm all'incirca come il talco. Molto, molto sottile. Qual è il macinino che può aver prodotto questo? Tutto questo è la prova diretta di una distruzione da esplosione. E niente di tutto questo può essere spiegato con il fuoco. Cosa dice il rapporto del NIST? Ci hanno messo 3 anni e speso 20 milioni di dollari. Cosa ne hanno fatto dei soldi delle nostre tasse? Il loro compito è scoprire come e perché sono cadute le Torri Gemelle e come e perché il World Trade Center è caduto. Guardiamo il loro obiettivo. L'indagine è focalizzata sulla sequenza di eventi dall'impatto degli aerei all'inizio dei crolli. Per brevità, in questa relazione, questa sequenza di eventi è definita come la probabile causa del crollo e non comprende in realtà il comportamento dell'infrastruttura delle torri. Dopo che si sono create le condizioni per il crollo e il crollo è diventato inevitabile, dicono loro, inevitabile. Aspetta un attimo. Tu ci metti 3 anni, spendi 20 milioni di dollari per modellare ogni tipo possibile di motore d'aereo e interrompi l'indagine proprio prima del punto essenziale, giusto al punto in cui le colonne vengono giù, e dici che interrompi lì la tua indagine? Quanti ingegneri avevate per lavorarci? E che cosa concludete?
Ecco qui, ci sono 10.000 pagine in questo rapporto. Questa è la mezza pagina che spiega gli eventi dopo quel momento. Nessuna analisi. Vediamo le loro conclusioni. La struttura sotto il punto d'inizio del crollo oppose una resistenza minima alla massa in crollo sopra il punto di impatto. Gli ingegneri civili lo fanno ogni giorno. Perché non lo fanno loro? Forse perché sanno benissimo che non sarebbe crollato. Aspetta, qual era il titolo del rapporto? Rapporto finale sul crollo delle torri del World Trade Center. Probabilmente avrebbero dovuto chiamarlo rapporto finale sull'inizio del crollo. Gettano anche dei dubbi sulla loro stessa teoria. Ci hanno risposto ad una lettera di richiesta di correzioni che molti di noi hanno mandato e ancora aspettiamo adeguate risposte. Non siamo capaci di fornire una spiegazione completa del crollo delle torri. Grazie. Lo pensiamo anche noi. Abbiamo la conferma degli esperti? Sentiamo Van Romero. È troppo preciso per essere il risultato di aeroplani che finiscono contro le strutture, dice questo esperto di esplosivi. Dopo che gli aerei hanno colpito le torri, secondo me c'erano esplosivi che hanno causato il crollo dei palazzi. Mike Taylor, un esperto di demolizioni. Sembra proprio la classica demolizione controllata. Sembra di vedere le demolizioni controllate degli esperti. E cosa dice questo ingegnere edile, Ron Brookman? Le nuvole esplosive di polvere e detriti che si muovono orizzontalmente e verticalmente verso l'alto non appena comincia il crollo non sembrano aver niente a che fare con un meccanismo di crollo causato dal calore. William Rice, ingegnere strutturale dell'Associazione Architetti e Ingegneri per la Verità sull'11 settembre, dice: la versione ufficiale vuole farci credere che ciascuna delle torri gemelle in qualche modo sia crollata su se stessa schiacciando tutti i 287 pilastri di ogni piano mantenendo nel contempo un'accelerazione da caduta libera come se le oltre 100.000 tonnellate di acciaio dell'infrastruttura di supporto sottostante non esistessero neanche. E sentite David Scott. La velocità di caduta pressoché libera viola le leggi della fisica. Questo suggeriscono tutte le caratteristiche di una classica demolizione controllata, tranne qualche eccezione non tipica delle demolizioni controllate. Nessuna di queste caratteristiche può essere spiegata dagli incendi. Figuriamoci tutte e 10 insieme. Questa si chiama prova oltre ogni ragionevole dubbio. Dobbiamo essere informati e informare e passare l'informazione ad ogni altro architetto e ingegnere che conosciamo. A chiunque possiamo dirlo, chiediamo una nuova indagine. Perché non abbiamo visto la verità sull'11 settembre? Sembra evidente che il nostro governo ci abbia mentito sulle ragioni dei crolli. La commissione sull'11 settembre ha rafforzato quella bugia. Il FEMA e il NIST lo hanno giustificato e l'informazione ufficiale ci ha martellato con la stessa bugia. Non avevamo molte possibilità. Abbiamo dimostrato oggi che furono utilizzati esplosivi per distruggere i 3 grattacieli dell'11 settembre. E si sa che occorrono mesi di pianificazione per mettere in piedi ed ingegnerizzare e sistemare questi esplosivi. Pensiamo forse che Al-Qaeda avesse accesso a questi palazzi ad alta sicurezza? Le prove che avete visto qui sono solo una piccola parte di un più grande insieme che il Movimento per la Verità sull'11 settembre ha messo insieme. Le domande senza risposta sono moltissime e preoccupanti e devono trovare risposta in una nuova indagine. Vi invito a trovare le prove che non ho avuto il tempo di dimostrarvi qui. Serviranno migliaia, forse milioni di noi, perché ognuno di noi in questo movimento, dalla base, ha una grandissima responsabilità nel diffondere queste informazioni. Prendete il DVD, prestatelo a tutti quelli che conoscete. Dovete diventare un portatore della verità. Mandate il link del nostro sito scrivendo "guarda qua" ad ogni architetto e ingegnere che conoscete. Ci faremo notare da quelli del Congresso. Firmate la petizione sul nostro sito. Firmatela e richiedete una nuova inchiesta. Alzatevi tutti in piedi e fate sentire la vostra voce.
Tutti possono firmare, architetti, ingegneri e chiunque altro, abbiamo diverse categorie. Quello che serve è una di queste carte. Ve le forniamo, abbiamo centinaia di architetti. Rischiamo in prima linea per voi, lasciate pure che ci chiamino cospirazionisti. Tutto quello che dovete dire è: «Ehi, ma qui ci sono architetti e ingegneri che chiedono una nuova inchiesta, che ne pensi?» Sosteneteci, diventando membri sostenitori. Potete fare la differenza, siamo un'organizzazione non profit con le mani legate per mancanza di fondi. Dobbiamo far passare la verità attraverso gli esperti di costruzioni. Per soli $10 al mese puoi diventare un membro sostenitore. Gli architetti e gli ingegneri sono in testa al movimento per la verità sull'11 settembre. Perché? Perché noi abbiamo quelli con la necessaria credibilità per essere ascoltati. Abbiamo bisogno dei banner, i DVD e le brochure nelle mani dei veri eroi del movimento dell'11 settembre, quelli che chiedono la verità per le strade. We are change, truth action, progetto per una nuova cittadinanza americana. Questa gente ha bisogno del vostro sostegno, dobbiamo agire. La forza della verità è più grande di quella delle bugie. Perciò prendete tutte le informazioni e lasciate che la verità parli attraverso di voi, informatevi tramite il nostro sito. Ci sono tutte le informazioni che vi servono, firmate la petizione qui, seguite la freccia rossa, diventate membri sostenitori, qui. Facile. Dati numerosi annunci di ancora peggiori attacchi terroristici e piani di guerra che ci sono in giro, dobbiamo fare qualcosa, alzate la voce, perché arriva il momento in cui il silenzio è tradimento. Moltissime grazie per la vostra attenzione. Thank you so very much.